Bentornati in diretta a Roma di Sera, giro di boa, 27 minuti fino alle 20.30 insieme. Io stavo cercando in pausa qualche aggiornamento sulle ricerche di questo elicottero caduto nella riserva naturale di Farfa nel Tevere, e queste sono ancora le immagini di AGTV che ringraziamo, e purtroppo non ci sono nuove, nel senso non è stato rinvenuto ancora né il relitto né l'equipaggio a bordo, quindi le ricerche dei sommozzatori vanno avanti. Sembrerebbe che abbia appunto colpito i cavi, dei cavi dell'alta tensione. Adesso andiamo da Andrea Castano, oggi per Odissea Quotidiana, appunto trasporti, le notizie di Odissea. Buonasera Andrea, ben trovato. Buonasera e buono sciopero a tutti, che è appena ricominciata la terza fase. Terza fase, così. Sciopero, mamma mia. Allora, è una delle notizie, ti chiedo, parola a te. Allora, no, diciamo le cose buone, poi magari se abbiamo tempo facciamo anche quelle cattive. Allora, prima cosa buona, sono in arrivo a Roma nuovi autobus, e questa già è una buona notizia. Durante quest'anno, nel 2020, dovrebbero arrivare circa 330 autobus, sono 328 totali, e i primi 30 già verso fine luglio. Ma la notizia non è questa, è che il comune ha stanziato e comprato altri 80 nuovi autobus, sempre con il solito sistema, con la piattaforma Consip. Questi autobus sono di due tipi, sono 62 autobus da 12 metri, quelli con tre porte, finalmente, che vengono richiesti molto dagli utenti, e i restanti 20 sono gli autobus snodati, quelli da più lunghi da 18 metri. Per capirci, sono quelli che la settimana scorsa ne è bruciato uno, se vi ricordate. Con molta probabilità questi autobus saranno tutti consegnati nel corso del 2021, e saranno i 62 quelli, i Sitemood, quelli nuovi, quelli che stanno girando per Roma da un annetto, mentre invece sono quelli prodotti dall'industria italiana automobili. Gli altri sono degli Iveco, sono i famosi serpentoni. Bene, tra l'altro l'altro giorno Carlo Andrea Dottorelli ha anticipato che dei 328 Sitemood, come riportate pure nell'articolo qui, esatto, 30 a fine luglio già saranno su strada. Però mi sembra una buonissima, esatto, notizia, poi, che si rilancia con 80 nuovi autobus, quindi anche... Esatto, e poi andranno avanti, sempre i 30 dovrebbero arrivare a breve, e poi si andrà avanti a un ritmo di 60 autobus in più al mese. Questa, allora, andiamo avanti, meno... Andrea. Esatto, andiamo avanti con i lavori alla metro C, stanno proseguendo i lavori per la tratta Colosseo San Giovanni, infatti da lunedì 13 luglio fino a circa fine anno, diciamo, è prevista la chiusura della tratta Pantano-San Giovanni dalle 8.30. Le ultime corse infatti saranno 20.30 da Pantano e 21 da San Giovanni. Questa interruzione appunto serve per fare i lavori. Ovviamente ci saranno le navette sostitutive, e sperando che i disservizi portino, come diciamo sempre in questi casi, un beneficio ulteriore a breve. E a proposito di scioperi, dicevamo di metro C, alle 8 sono partite le ultime corse della metro C ed è chiusa. Bene, invece Roma, andiamo avanti, terza notizia che segnaliamo, terza dalle pagine sempre di odisseacotidiana.com, che potete leggerle tutte. Veloce, parlavamo di autobus, ecco, questa mattina durante lo sciopero c'è stata la comunicazione di Roma Agenzia per la Mobilità che alle 10 giravano 1115 mezzi. Sembrava un po' strano questo dato, ma lo abbiamo poi confrontato con la settimana scorsa, dove c'erano 1142 mezzi e non era sciopero.
ci sembrava molto strano e poi abbiamo scoperto perché. Perché i dati che tirano fuori la mattina, molto cito da un tweet di Roma Mobilità, per cui non mi sto inventando nulla, si tratta di mezzi a disposizione, per cui non hanno i dati relativi all'adesione dello sciopero e di conseguenza quelli sono gli autobus che potenzialmente possono uscire. Ciò vuol dire che non sono gli autobus che escono realmente quelli a disposizione degli Facciamo utenti, ma rivedere sono il tweet quelli. intanto, dai, così si capisce, no? Sì. Quindi uno legge qua, dice 1115 mezzi in strada. Durante lo sciopero è un gran risultato e in realtà no, sono quelli disponibili. Poi è chiaro che lo sciopero va dichiarato il giorno stesso e loro non sapevano quali fossero. Sì, poi di copertina mi è piaciuto mettere un tweet che riportava che di quelli che andavano in giro, che erano circa 300, un paio si erano scassati, quello Porello non ce l'ha fatta ad Maglie le arrivare a. incolse alla comunicazione quando poi incappano in Odissea, il Mercurio viaggiatore che salutiamo. Andrea, possiamo Assolutamente. salutarti qua perché abbiamo ancora un altro ospite e tanto lo sciopero è andato, insomma, non so, a chiudere. Lo sciopero è andato, ovviamente c'erano 300 autobus in giro per Roma, ha chiuso solo la metro C adesso di nuovo, per cui i disservizi sono stati come al solito pesanti per l'utenza. Domani vedremo esattamente quante maledizioni sono arrivate a Grazie Via Prenestina. Andrea Castano, grazie Odissea.